Ciao a tutti, io sono Follow The River e il 10 novembre scorso è uscito il mio nuovo EP Whatever The Future Worlds I'll See You There e oggi sono qui per rispondere a qualche domanda dagli amici di Indiffusione e quindi vediamo le domande e le risposte Ciao Filippo, ciao Indiffusione Ci racconti come nasce il tuo ultimo EP, Whatever The Future Worlds, I'll See You There Questo ultimo EP nasce diciamo come filo conduttore diciamo che traccia un punto di partenza e un punto di arrivo ma anche un cerchio concentrico nell'esplorazione di tanti piccoli universi musicali nel corso di quest'anno sono usciti quattro singoli ognuno con un'immagine un'identità come, un, come se fossero tanti piccoli pianeti eh, diversi fra loro e questo EP, che contiene un ultimo pianeta, un brano inedito, in qualche modo voleva essere il, il tracciato del, del percorso che l'astronave Follow the River ha compiuto e compie e compirà per attraversare, esplorare e raccontare tutti questi mondi. Domanda 2: il disco contiene i quattro singoli usciti in questi mesi. L'inedito The Needle. Ci parli di questo brano? The Needle è l'ultimo brano che ho scritto in. Diciamo proprio in termini di tempi, perché l'ho scritto il 29 aprile scorso. Era una canzone che il nucleo, diciamo, in parte esisteva già da prima, però quel giorno lì si può dire che sia nata ufficialmente, perché ho lasciato un po' fluire le canzoni piano piano, in punta di piedi, eh, suonando alla chitarra l'arpeggio della canzone. E lì sono anche cambiate alcune cose, cambiato il modo in cui volevo arrangiarla e tante altre cose. Poi la canzone è nata, diciamo, ufficialmente un pomeriggio di quest'estate quando siamo andati a registrarla. The Needle è un brano che contiene tante cose, molto semplici e molto complesse allo stesso tempo, e credo che tutto il suo significato si possa ritrovare facilmente nel, nel suo ascolto. Domanda numero 3. Dici tre dischi italiani e non senza i quali non potrebbe esistere questo EP. Beh, sicuramente io cito sempre un po' tra i miei come si dice le canzoni, gli autori, i musicisti che, che, che sono un po' dentro di me, in, nella mia musica cito sempre eh, i Boniver e i progetti di Justin Vernon in generale, dopo che l'ho ascoltato è stata veramente una folgorazione e in particolare se devo pensare a un disco direi forse Boniver Boniver, il disco del 2011, il secondo, secondo disco diciamo, e poi sicuramente Down di Ray X che è un altro autore che mi piace tantissimo e se devo pensare a un italiano mi viene subito in mente Niccolo Fabi e in particolare forse una somma di piccole cose, è un album insomma che, da cui ho attinto molto assolutamente, è bellissimo. Domanda numero 4, c'è una canzone tra quelle dell'EP che ha un significato particolare con cui ha un legamento non solo come artista ma anche come persona? Beh, um, diciamo che tutte queste canzoni rappresentano qualcosa di, di ben preciso e in generale l'EP qualcosa di, di più grande, anche questo di ben preciso. Sicuramente tra le canzoni diciamo, che hanno un significato molto particolare, molto forte... C'è e non a caso, forse direi sicuramente la traccia di apertura del disco che è November as a Waterwell e la traccia di chiusura del disco che è The Needle. Ultima domanda, domanda numero 5: cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi mesi del tuo progetto? Allora, sicuramente la cosa che mi aspetterei anch'io eh, mi piacerebbe, tra l'altro, visto anche il periodo complicato appena passato, mi piacerebbe riuscire davvero tanto a portare in giro dal vivo questo P, suonarlo e insomma sto lavorando per quello. Quindi direi assolutamente a breve, medio e lungo termine eh, l'aspettativa è quella di, di suonare tanto dal vivo e di portare in giro queste canzoni che appunto molte sono singole uscite nel corso di quest'anno, che per un motivo o per l'altro non ho praticamente mai potuto suonare dal vivo. Quindi quello che mi auguro è appunto di, di poter fare quello. Bene, le domande sono finite, quindi ringrazio gli amici di Indiffusione per l'intervista. E ringrazio voi che avete visto questo video. E se vi fa piacere, ascoltatemi EP. Ciao a tutti.